Період бедою в сукуті як зан, період бедою в хатах моєї тан, період де ти збіг, я тебе просто свищу, піре пешою, і ми душимо шики свищу. На кухне сомели, а шарі і роду тя на пару, мода хусти кері, ми гіджу мату, гіджу мату, ми ходимо. C'è una Shoah che si consuma da oltre un secolo e mezzo. 20 milioni gli Hazara uccisi in Afghanistan. Le nuove generazioni del popolo Hazara rischiano di sparire dalla faccia della terra. Guarda, erano le mie amiche Hazara, compagne di sogni e di studi. Le hanno uccise nella nostra scuola privata a Kabul pochi giorni fa con un kamikaze. La prima foto è della mia amica. Era ferita e i talebani l'hanno fatta morire dissanguata. Hanno impedito la trasfusione di sangue dei parenti per salvarla. È orribile. L'ultima strage, provocata da un kamikaze, che si è fatto esplodere all'interno di una scuola, ha provocato 53 vittime, la maggior parte studentesse. La seconda foto è della mia compagna di arti marziali, l'hanno uccisa. Io ero un atleta di arti marziali e sono riuscita a scappare dai talebani. Noi ragazze Hazara ci nutriamo di libri e di studio. È come il pane. Amiamo le ricerche scientifiche, le pubblicazioni. Le mie amiche sono state uccise mentre studiavano per essere ammesse all'università. Volevano diventare dottoresse, ingegnere, per aiutare la nostra società. Perché sei fuggita da Kabul? Salam. Mi chiamo Negina Mahdi, ho 20 anni e non smetterò mai di alzare la mia voce contro il genocidio del mio popolo Hazara. Dopo l'invasione dei talebani in Afghanistan sono fuggita da Kabul 2 mesi fa. Come studentessa Hazara ero in pericolo, ho dovuto abbandonare i miei studi universitari e i miei colleghi. Noi ragazze Hazara siamo escluse dal minimo ruolo sociale, non possiamo avere un ruolo attivo. Io ora voglio studiare in Italia, tornare all'università e diventare informatica. Gli Hazara, minoranza etnica, discendenti dei mongoli, musulmani sciiti, perseguitati, falciati dai talebani, terroristi secondo la risoluzione dell'ONU, sunniti che hanno imposto la legge della Sharia, spazzando il governo democratico afghano sostenuto dalle forze occidentali. Io come donna giornalista dopo l'arrivo dei talebani ho vissuto nascosta per 11 mesi perché faccio parte di una rete femminista per i diritti umani. I talebani hanno represso, ucciso, picchiato le donne attiviste, specialmente Hazara, senza risparmiare i bambini, le donne incinte, gli anziani. Io sono stata in coda a Kabul per il passaporto 1000 volte. Venivamo cacciati, picchiati, i nostri moduli strappati perché Hazara. Abbiamo dovuto pagare $2000 ai trafficanti talebani Pashtun per riuscire a entrare negli uffici e avere i passaporti. Terroristi e talebani sono la stessa cosa, una mafia. I kamikaze si fanno saltare in aria nelle scuole Hazara, nelle moschee sciite, nei luoghi che frequentiamo noi. Vogliono eliminarci dalla faccia della terra. Negin Mushgan, studentessa, razia giornalista, sedica ennesa, ostetriche, Leili, fashion blogger. Avevano una volta, fino all'anno scorso, un posto nella società afghana, Kabul, prima dell'invasione dei talebani. Sedika Mushtaq, vicepresidente della Camera del Commercio delle Donne, indicata da Amnesty International come una delle 60 donne afghane più importanti per i diritti umani, è oggi una profuga come tutte le altre. Lei ha fondato un'associazione che si chiama Donne per le Donne. Perché? Per aiutare le donne Hazara che fuggono dal governo talebano e arrivano in Italia. Vogliamo orientarle e sostenerle, ma intendiamo aiutare anche le donne intrappolate in Afghanistan, discriminate e perseguitate. Le donne Hazara spesso scelgono di diventare ostetriche e infermiere perché è la maternità ad essere colpita dai talebani e dai terroristi. Il loro obiettivo è sopprimerci del tutto. Immaginate che ancora oggi le donne Hazara relegate ai margini di paesini dove non esiste niente partoriscono nelle stalle. Questa discriminazione è frutto delle scelte politiche dei talebani.
Lei a Kabul aveva una sua clinica ostetrica. Che cosa è successo dopo l'invasione dei talebani? Sì, io avevo una clinica ostetrica a Kabul quando ci hanno invaso i talebani. Noi donne abbiamo contestato il loro strapotere e abbiamo reclamato il diritto delle donne all'autodeterminazione del loro corpo, il diritto alla maternità e ai servizi dovuti ai neonati. Ebbene, hanno attaccato la clinica con le partorienti, hanno ucciso una delle mie pazienti, aveva appena partorito. Il dolore è stato immenso. Io faccio numerose pubblicazioni. Il tasso di mortalità di mamme e neonati a Zara è altissimo. Vi sembrerà incredibile ascoltare in Occidente che ancora oggi migliaia di donne in Afghanistan muoiono a causa delle emorragie. I neonati muoiono per malnutrizione e per assenza dei minimi servizi. La maggior parte delle ostetriche professioniste sono fuggite all'estero l'anno scorso con l'invasione dei talebani a Kabul. È un dramma. Io dall'Italia, come ostetrica, trascorro almeno 5 ore online ogni giorno, collegata col computer con le mie allieve ostetriche, per aiutarle e guidarle nei parti. È l'unico modo per sostenerle. Run. Sono le donne a Zara, la schiena dritta di questo popolo, le donne che non si arrendono, scendono in piazza, protestano e denunciano, ostinate a studiare e a rivestire ruoli sociali, anche lontano da Kabul. Dai Leila, mi sono detta, prova a cambiare l'immagine che il mondo ha delle ragazze afghane, ignoranti, povere, sfortunate. Ci provo attraverso il mio blog di moda, mi impegno tantissimo e creo. Amo la moda e voglio dimostrare che se ci viene data la possibilità di studiare e di crescere, noi possiamo dare un contributo alla società, perché lavoriamo sodo, siamo un valore aggiunto. Conosciamo il valore dei libri e della conoscenza, studiamo e lavoriamo senza sosta. Niente è impossibile. Qual è il tuo sogno? Arrivare ad alti livelli di studio e servire il paese. Sono iscritta alla Facoltà di Scienze in Italia. Con tutta la tirannia subita nei secoli dal popolo Hazara, abbiamo sviluppato la tenacia di studiare, arrivando ad altissimi traguardi sociali dove ci è consentito. Sono fiera di essere Hazara. I talebani chiudono in casa le donne. Ebbene, anche in casa noi educheremo le nostre figlie e i nostri figli all'autodeterminazione e domani prenderanno il nostro posto nella società. Noi non ci arrenderemo mai. Io voglio chiedere a tutte le nazioni del mondo, siate la nostra voce, non rimanete indifferenti, salvate il popolo Hazara dal genocidio.